Oggi ci troviamo a Marotta di Mondolfo, sul lungomare, siamo a Villa Valentina e siamo pronti per l'inaugurazione del Centro Famiglia, un centro ideato, un centro voluto dall'ambito territoriale sociale 6, dal Comune di Mondolfo, assessorato ai servizi sociali, dalla COS Marche, attraverso dei fondi della Regione Marche. Una risposta organica, una risposta precisa, dedicata alle politiche familiari. Siamo in compagnia dell'assessore Martini, ecco, sicuramente per i servizi sociali l'inaugurazione di un centro famiglia come quello di oggi è un motivo d'orgoglio, un fiore all'occhiello del vostro comune. Sì, è un grande successo, un altro passo che stiamo facendo sia come servizi sociali del comune di Mondolfo che come ambito territoriale 6. Questo anche con il contributo della Regione Marche riusciamo ad aprire un servizio per le famiglie. Oggi, a differenza di 20 anni fa, le famiglie sono cambiate, è cambiata la società e sono cambiate le famiglie. Le famiglie prima erano un nucleo dove c'avevano un supporto dei nonni, dei genitori, dei parenti. Oggi con la società che è cambiata, la vita frenetica, spesso, anche dovuto al lavoro, le famiglie si sono dovute allontanare dal proprio posto d'origine. Marotta, in modo particolare, abbiamo molte famiglie che vengono dal di fuori del nostro territorio e non hanno più il supporto che avevano una volta dei familiari. E a questo punto se ne deve far carico l'ente. L'ente in che modo se ne fa carico? Cercando di dare una risposta a queste famiglie che spesso hanno dei problemi nel momento in cui nascono i figli, crescono, sono adolescenti e si allontanano anche dalla famiglia o per studio o per lavoro. Queste problematiche devono essere condivise con le famiglie del nostro territorio che affrontano questi problemi. In questo centro si aprirà un confronto tra tutte le famiglie che vogliono partecipare e che vogliono affrontare insieme questi problemi. Diventa anche un centro di aggregazione, di vedere come far crescere i figli e l'integrazione e la socializzazione di questa nuova comunità che spesso, per i motivi che dicevo, che non sono nate e vissute sempre nel nostro territorio, hanno problemi sia di integrazione che di aggregazione. Questa è una risposta che diamo. L'altra risposta è alle singole famiglie che non riescono ad affrontare certi problemi. Spesso la nascita di un figlio non si sa come gestire e allora c'è la crisi depressiva, tutto quanto, oppure magari nel periodo dell'adolescenza, sono due momenti più critici. Noi cosa facciamo? Diamo una risposta anche con il supporto di uno psicologo. Questo è un servizio completamente gratuito che diamo alla nostra cittadinanza, ai nostri cittadini che vivono e spero che si integrino nel nostro territorio. Ma una giornata come quella di oggi è anche per fare un appello, perché quello che conta è anche il lavoro di squadra. Sì, il lavoro di squadra è fondamentale in questo momento e in questa particolare esperienza. Il lavoro di squadra deve essere fatto, io faccio un appello all'associazione di volontariato che già come territorio, come assessore ci sto lavorando con queste associazioni di volontariato sociale che stanno sul nostro territorio, ci stanno dando un'ottima risposta. Gli chiedo un ulteriore sforzo per cercare di collaborare sull'integrazione in modo particolare e di fare magari progetti per la famiglia, cioè lavorare in sinergia, in sintonia, sia con le famiglie che con noi come amministrazione su una progettualità. Questo invito anche alle scuole e a tutte le altre organizzazioni che ci sono, anche sportive, sul nostro territorio a darci una mano, a collaborare per rendere questa città è sempre più vivibile. Siamo qui per presentare questo nuovo progetto, Centro Famiglia, che è realizzato grazie ad un contributo finanziario della Regione Marche, con l'organizzazione dell'ambito territoriale sociale 6 e dell'assessorato ai servizi sociali del Comune di Mondolfo. Il progetto sarà gestito dalla cooperativa COS Marche, che si occuperà in particolare della consulenza psicologica e educativa alle famiglie. Infatti c'è lo psicologo il dottor Andrea Pasquini, che è un esperto in dinamiche familiari, che svolgerà i colloqui con le famiglie che ne faranno richiesta. Ricordiamo che il servizio è completamente gratuito ed è sufficiente prendere un appuntamento telefonico al numero 0721 887 482.
mentre già dalle prossime settimane, insieme all'assessore Martini, verranno presi contatti con tutte le realtà associative del territorio per iniziare, ecco, ad analizzare insieme quelli che sono i bisogni e le problematiche delle famiglie di questo territorio e insieme appunto all'associazionismo ma anche alle scuole, quindi a qualsiasi altra organizzazione che si occupa di famiglie ma anche di tempo libero in questa realtà, progettare insieme degli interventi mirati e soprattutto rispondenti a quelle che sono le necessità che emergeranno negli incontri. Siamo con Sonia Battistini, coordinatrice dell'ambito territoriale sociale 6. Ecco, questa inaugurazione del centro famiglia, entriamo un po', più sullo specifico. Qual è un po' la mission di questo centro? Dove vuole appunto andare? Sì, la mission è quella di dotare il comune di un centro di riferimento per tutte le famiglie del territorio, quindi famiglie delle più disparate tipologie, da famiglie monoparentali a famiglie con insomma, dei riferimenti territoriali, a famiglie prive di un riferimento allargato in questo territorio. E si prefigge di dare un supporto appunto alle famiglie fondamentalmente con due tipi di attività. Quindi da una parte un'attività di consulenza individuale alle famiglie che sarà fornita dal dottor Andrea Pasquini, lo psicologo esperto in dinamiche familiari, e dall'altra anche invece creare assieme all'associazionismo del territorio, alle scuole e a tutti comunque gli enti e le organizzazioni che si occupano in qualche modo di tematiche familiari, quindi insieme a loro progettare degli interventi sempre più mirati alle esigenze delle famiglie di questo territorio. Quindi partendo insieme a queste realtà da un'analisi dei bisogni della cittadinanza per arrivare poi a dei progetti proprio mirati e condivisi con queste realtà. Ecco, per qualche famiglia che fosse interessata, c'è un orario d'apertura oppure dei recapiti telefonici, un sito internet, non so, insomma, il modo per raggiungere questo centro? Certo, allora per quanto riguarda le consulenze individuali, queste verranno effettuate tramite un appuntamento telefonico ed è possibile contattare tutti i giorni il numero di telefono 0721 887 482. Ci sarà un operatore che poi, ecco, prenderà gli appuntamenti. I colloqui verranno svolti in 2 giornate a settimane alterne, il martedì pomeriggio dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 9 a mezzogiorno. Mentre per quanto riguarda il discorso della costruzione della rete insieme all'associazionismo, insieme all'assessorato ai servizi sociali, già dalle prossime settimane ci metteremo in moto per contattare tutte le varie realtà e organizzare degli incontri specifici. C'è inoltre già in programma la realizzazione di un percorso scuola genitori, anche questo finanziato con il contributo regionale, che prenderà avvio nei mesi di marzo ed aprile. E comunque tramite le scuole poi avremo modo di informare in maniera capillare a tutte le famiglie interessate. Quindi insomma abbiamo sentito anche dalle voci dell'assessore una sorta di appello anche a tutte quelle che sono le associazioni del territorio per collaborare, perché era appunto una sinergia con questo centro famiglia. Sì, sicuramente, ecco, come si ricordava, questo comune è ricco, diciamo, da questo punto di vista perché sono numerose le associazioni di volontariato, ma anche le associazioni sportive, quindi ecco, creando un coordinamento tra tutte le associazioni sicuramente emergeranno, ecco, delle idee, dei progetti interessanti che vanno a potenziare col percorso che è stato fatto fino adesso. Abbiamo parlato di consulenza psicologica e quindi ci avviciniamo al dottor Pasquini. Altro elemento importante di questo centro famiglia, ecco, qual è il ruolo appunto dello psicologo in questo centro? Sì, io sarò qui per accogliere le famiglie del territorio, in quanto ci sono diverse problematiche in base al ciclo di vita che ogni famiglia affronta e le difficoltà che queste famiglie appunto hanno riscontrato in quest'anno sono dovute molto alla mancanza di comunicazione, alla difficoltà di riconoscere il ruolo dei genitori e appunto queste fasi del ciclo di vita della famiglia, che sono il matrimonio, la nascita del primo figlio, l'uscita dei figli dalla famiglia stessa, quindi anche le famiglie anziane, possono portare a sviluppare diverse problematiche, tra cui disturbi alimentari, disturbi d'ansia e quant'altro.
Quindi sostanzialmente si possono così prenotare degli incontri, dei colloqui privati appunto per cercare di superare queste fasi così problematiche della famiglia. Esatto, io sarò qui ad accogliere queste famiglie appunto per cercare di agevolare la comunicazione tra di loro. Quindi avremo degli incontri con le famiglie stesse e se sarà possibile vedremo di fare degli incontri anche di gruppo successivamente, proprio per cercare di far integrare le famiglie del territorio, chi con alcune difficoltà, chi con altre magari, per appunto rinforzare anche la rete di sostegno di queste famiglie. Ecco, molto spesso parlare di certe problematiche sembra un qualcosa di scontato, ma già riconoscere, parlarne con qualcuno oppure condividere dei problemi, già questo è un primo passo per superarli. Hai detto bene, riconoscere di avere dei problemi è il primo passo fondamentale per poter poi avere la forza di chiedere aiuto. Spesso si pensa che l'esperienza, esserci passati, possa aiutare. In realtà non è sempre così. Servono delle competenze specifiche, conoscere la materia per poter aiutare le persone a venirne fuori. Naturalmente si parla di incontri, ma non è una sorta di terapia, sono semplicemente appunto dei colloqui per cercare così di smuovere il problema. Esatto, spesso sono sufficienti pochi incontri per poter muovere alcune dinamiche che appunto dal punto di vista della relazione possono far fare dei passi in avanti alla famiglia. Ecco, e soprattutto ricordiamo anche che abbiamo parlato di prenotazioni, abbiamo parlato di colloqui e tutto il servizio non è assolutamente a pagamento, il servizio è completamente gratuito. Con la visione di questo mare d'inverno, come diceva Enrico Ruggeri qua da Marotta, concludiamo questa giornata ringraziando tutti questi protagonisti di questo nuovo centro per famiglia. È il caso di dire, da oggi il comune di Mondolfo ha una chicca in più per quello che riguarda appunto le politiche familiari.